democratico come sempre. Un patto, di questo si era trattato, non più amanti ma complici, soci in affari più precisamente. Lui l'aveva aiutata a creare società di comodo, lei aveva trovato chi ci metteva la faccia. Lui trovava un posto per quelle scatole vuote nella miriade di finanziamenti che a nessuno si negavano, una giostra su cui una volta saliti era divertente restare. Lei regolava il flusso, come un vigile a un incrocio. Era cominciato senza fronzoli un pomeriggio in cui erano finiti a letto insieme. Capitava ancora e nessuno si tirava indietro. Non vi era il fastidio di parole d'amore, la finzione del godimento, la noia di carezze e di baci. Desiderio puro, rapido, esatto, come farsi la barba, come indossare un abito, con la coda di un orgasmo. Alla fine Renato si era ricomposto, aveva acceso la solita sigaretta che lei odiava, solo un rapido sguardo al corpo di lei ancora intatto e le aveva accennato la possibilità. Tutto era in moto in Banca Verde, di cui era presidente del collegio sindacale. Bisognava mettere i soldi della banca in circolo, gli anni della raccolta e del saggio risparmio erano finiti. Si aprivano periodi in cui stare fermi era da suicidi. Anche loro dovevano salire di livello, così aveva detto Michele, e bisognava fare presto. Ho capito, aveva solo detto lei, si va al contrario, prima era l'impresa che chiedeva i finanziamenti, ora arrivano prima i soldi e poi si crea l'impresa. E lo aveva invitato a spegnere la sigaretta. Quando era andata via, rivestendosi davanti al balcone aperto, Renato era rimasto sul letto a fumare. Ripensava agli anni vissuti insieme a lei, al rapido dissolversi di ogni rapporto, alla lucida scelta di andare avanti, non come se nulla fosse stato, ma proprio per tutto quello che era accaduto. No, da ragazzo non era andata così. Allora aveva reagito a ogni ingiustizia, a ogni cosa che non andasse nel giusto verso. Era stato un figlio ribelle che succhiava la vita da ogni gesto del padre debole e perso, da ogni ruvida e rara carezza della madre. E aveva imparato a difendersi per le strade del quartiere popolare di San Tommaso, a reagire non per affermarsi come capo, ma per non essere schernito come un debole. Da solo, amava stare da solo. Così aveva studiato, si era diplomato, aveva voluto iscriversi all'università senza pesare su nessuno. Aveva lavorato tutti quegli anni, qualunque lavoro, impossibile elencarli tutti, comunque umili, comunque faticosi. E ce l'aveva fatta. Era partito dal nulla, era arrivato a una laurea in economia e commercio ed era capace, furbo, rapido. La legge non andava applicata, ma aggirata, smontata, svuotata all'interno come un cucchiaio in una coppa di gelato. I clienti non andavano difesi, ma garantiti. Il nemico erano lo Stato, il fisco, la finanza, le loro regole che opprimevano. La guerra doveva essere senza respiro, lucida, non piccoli imbrogli certo, ma una conoscenza spietata delle norme, dentro le quali a leggerle con animo aguzzo e rapace già era pronta, evidente, tagliente la scorciatoia, la via d'uscita. In tanti anni mai un incidente, mai un errore, lo studio commerciale si era dilatato, gonfiato all'inverosimile, pochi impiegati stabili e una corte sterminata di praticanti che bussavano questuanti alla porta, venivano accolti come se fosse un privilegio, vivevano l'accettazione dello studio come un miracolo, una grazia e poi venivano sottoposti a ritmi folli, spolpati gratis o per pochi euro, infine cacciati, in un turnover che non conosceva soste perché altri si accalcavano, imploravano, si raccomandavano per essere ammessi a corte. Poi era arrivato l'incarico in banca, la sua banca.